Ciao sono Bogdan, oggi voglio parlare del motivo per il quale le persone non ottengono risultati. La location non è la solita, non sono a casa, sono in giro, però mi è venuto in mente di fare questo video, quindi lo faccio. Eh, io sono sempre così, quindi pochi tagli, riflettori, luci sono eh, anche nei video. Edito poco, non mi piace, mi piace la spontaneità, e mi piace parlare come, come mi esce, non mi preparo nulla, eccetera. Ma prima, se sei nuovo sul canale, io sono Bogdan, parlo di business, investimenti, crescita personale, ho avuto una piccola SRL, attualmente mi sto dedicando a quello che è l'attività la, di network marketing in maniera totalmente digitale, tutti partono da zero, abbiamo delle strategie, delle... Eh, tecniche di online marketing per avere nuovi distributori nuovi clienti ogni giorno ma non è il tema di oggi il tema di oggi appunto è perché le persone non ottengono risultati io penso sempre eh, che il motivo principale sia la fase di latenza ossia che cos'è la fase di latenza la fase di latenza è quel periodo diciamo di incubazione in cui tu inizi a fare qualcosa quindi inizi il tuo percorso ma non vedi risultati, ok? Quindi, questo percorso potrebbe essere eh, a livello fisico, magari, potrebbe essere a livello economico, che per certi versi si assomigliano molto. Quindi, tu magari eh, inizi un'attività, o inizi ad andare in palestra, o inizi un regime alimentare diverso per perdere peso. Inizi una un percorso, diciamo, quindi una serie di azioni per un determinato periodo. Nella fase di latenza, cosa succede? Che le persone non vedono risultati imminenti, tangibili o eh, visibili. Ok, quindi io vado in palestra, inizio mm, due settimane, tre settimane, quattro settimane, un mese, quel che sia, ma non vedo i risultati che vorrei ottenere. La stessa cosa per chi inizia magari eh, con un business, con un'attività, non vede. Arrivare i soldi in maniera imminente, non si vede sul palco a parlare con 100 persone di fronte a 100 persone e quant'altro. Quindi, cosa fa la maggior parte delle persone? Semplicemente, la maggior parte delle persone non supera quella che è appunto la fase di latenza e molla semplicemente. Quindi eh, anche per quanto riguarda, ad esempio, come dicevo, la, la palestra, una persona va in palestra, va, si sbatte, a regime alimentare ipocalorico, iperproteico, vede, fa disfa, non vede che spuntano fuori gli addominali, non si vede in forma per niente, dice: ah, Ma con me questa cosa non funziona. A quel punto, cosa succede? Che semplicemente molla e pensa che eh, quella cosa non sia adatta a lui, quella cosa sia sbagliata, quella cosa eh, non è giusta da fare, eccetera. La cosa in realtà eh, che andrebbe fatta prima è analizzare il percorso che si deve fare, ok. Quindi se io dico voglio perdere 30 kg facendo camminata veloce, ok. Eh, prima studiati il percorso eh, che in questo caso è errato perché ci sono tantissimi studi eh, relativi appunto alla, alla camminata veloce, ci servono tipo 500-600 km per eh, bruciare un chilo di grasso, quindi non è il percorso ideale per i tuoi obiettivi, quindi visualizza i tuoi obiettivi, scegli il percorso più adatto. E poi una volta che inizi quel percorso non devi mollare per nessuna ragione al mondo. Puoi aggiustare qualcosina durante il percorso sì, ma a dire no non, non fa per me, no non ci riesco, no mollo eccetera, quello assolutamente no. Perché appena passi la fase di latenza, ok, tu ti ritroverai con... Gli addominali che spuntano, qualche chilo in meno, il pantalone che ti, eh, che ti entra, inizia a entrarti come volevi, eh, i primi soldi delle prime vendite che iniziano ad arrivare, i primi clienti, i primi collaboratori che ti dicono sì, eccetera. Da quel momento in poi, quando vedi i piccoli primi passi verso quello che stai facendo, tutto sarà estremamente esponenziale. Quindi, i primi. La fase di latenza è proprio quella, è il, è, il, è il periodo in cui tu fai, ti impegni, dedichi del tempo, dell'energia, ma non, non vedi risultati, ma non devi mollare. Se è il percorso che preventivamente hai scelto e reputi giusto, okay, non devi assolutamente mollare, perché i primi risultati sono dietro l'angolo e dopo quei risultati andrai in maniera esponenziale raggiungere quello che vuoi. Io dico sempre, i primi mesi, i primi 6 mesi, 9 mesi, dipende da, dalla tipologia di percorso, sono i più difficili. I primi 10 kg sono sempre più difficili, I, per, ma a livello mentale, perché poi i primi 10 kg li, li butti giù, se inizi nel mood giusto, 10 kg te li mangi. Eh, I primi 100.000 euro sono i più difficili. Dopo, una volta che fai i primi 100.000 euro, fai quello che hai fatto prima, in maniera ancora più veloce in maniera più automatica, quindi una volta che inizi un percorso non mollare mai. Se ti piacciono questi video, questi argomenti, campanella, solite robe, io lascio qua sotto quello che facciamo noi, eh, c'è una presentazione, vai a vedere, eccetera. Eh, noi ci vediamo nei prossimi video.